Perché avete scelto di trascorrere la Pasquetta a Montecatini? Perché noi ci abitiamo, quindi non ci siamo mossi. E poi è bellissima Montecatini, sia per Pasqua che per Pasquetta, in tutte le occasioni comunque. Stiamo girando con la mia famiglia, siamo di vicino Milano e siamo qua in zona per passare il weekend lungo e stiamo facendo un giro a Montecatini, stiamo guardando la città. Non abbiamo un programma ben definito, in questo momento ci hanno indicato che questa è la via principale e stiamo proseguendo per vedere un po' com'è la città. Cena a pranzo a casa dei suoceri e in famiglia, diciamo. Tirata qui a passeggio e poi pomeriggio ripetiamo. Ripetiamo l'esperienza. Una bella passeggiata con il cane, un po' in pineta e poi torniamo a casa. E ci riposiamo perché domani si riprende. Siamo tutti insieme qua con mia famiglia di Australia, di parte di Sydney, di Pasqua. In vacanza, tranquilli e spensierati. Ho fatto un pezzo del Cammino di Santiago, da Serravalle siamo arrivati a Montecatini. Ora si fa un picnic qui al Parco Termale e via. Noi quasi tutti i giorni, essendo pensionati, la nostra gita alle terme. Perché se non si fa noi, mi sembra che dal fuori venga poca gente. Tutto se voleva andare al mare e purtroppo grande fila si è deciso di venire a Montecatini. Il programma è quello di fare un giro qui in città, nei giardini, far vedere un po' di bambini al nostro nipotino e poi rientrare in casa. Il programma di oggi, ora si va a casa, mangiamo e poi decidiamo, vediamo. Il tempo non aiuta molto perché questo vento è un po' fastidioso. Però insomma, vediamo. È sempre un bel passeggiare per Montecatini, dai.